L'iPhone for Stevens, l'iPhone for Steven Jobs, no? Sembra alcuni americani l'hanno ribattezzato così, l'iPhone 4S. Beh, potrebbe anche essere questa storia dedicata a Steve, chissà, anche se c'era il 3S, no? C'era il 3S prima, e non so se anche il 2, ma non credo. Insomma, l'iPhone 4S, il giorno dopo, le azioni scendono in borsa, è morto Steve Jobs, era Apple, tra poco chiude, ma adesso forse inizia la crisi della Apple. Fatto sta che al primo test, cioè delle prenotazioni di questo iPhone 4S, for Steve, solito sfracello della Apple, soliti record battuti, non so quante centinaia di migliaia di prenotazioni di questo cellulare che comunque si chiama sempre 4, forse proprio perché è dedicato a Steve Jobs, ma fatto sta che è un gran bel cellulare potenziato in tutto, in ogni cosa, veramente, processore, RAM, fotocamera, c'ha i comandi vocali, cioè. Veramente tra poco fa il caffè, lo metti, ci metti la cialdina dentro, là nell'USB, esce fuori il caffè, ma insomma c'ha il teletrasporto, un altro po', cioè pazzesco. Quindi niente, ancora un saluto a Steve Jobs, ho letto che lui sul lavoro era, pace all'anima sua, per l'amor di Dio, un genio, io lo adoro, l'ho adorato e lo adoro ancora adesso, però si dice che sul lavoro era durissimo, era un po' duro, che licenziava facilmente perché era esigente, purtroppo a quei livelli vedi anche esso, c'aveva pochi amici, un po', capito, caratteraccio, dice che stare a lavorare con lui era difficilissimo. Purtroppo, però, ripeto, per avere certi risultati devi essere anche un po' a volte antipatico, qualcosa. Insomma, un saluto ancora a Steve Jobs e intanto aspettiamo anche in Italia tra poco l'uscita dell'iPhone for Steven. Ciao!